tutti. Allora, finalmente abbiamo concluso la cena. Io ho mangiato piselli fino a scoppiare, ho la pancia strapiena. E allora ho scelto adesso a fine serata, a fine giornata in realtà, di cercare di depurare il fegato. Per farlo ho individuato un'acqua speciale, no scherzo, una qualsiasi acqua naturale. Ho tolto l'etichetta per non fare pubblicità, ovviamente un'acqua vale l'altra, attenzione al residuo fisso dell'acqua, comunque che sia un'acqua naturale senza aggiunta di gas. A quest'acqua adesso andiamo a inserire il Cardepat, gentilmente omaggiato dall'azienda Forza Vitale, che è uno stabilimento di produzione accorato, ed è un complesso di tinture madri: cardomariano, carciofo, tarassaco, crisantemo americano, boldo, combreto. In generale tutto questo va a migliorare i processi digestivi. Ora, come si utilizza questo qua in questa situazione, in questo contesto della depurazione con le ciliegie? Utilizzeremo 100 gocce. Per semplicità mi dicono che una pipetta equivale all'incirca a 30 gocce, quindi io diciamo che inseriamo per comodità tranquillamente 3 pipette e mezzo. Abbondare, ma facciamo 4, via, abbondare è meglio che deficere. Ora inseriamo il Cardepat, quindi queste 100 gocce all'interno della bottiglietta da mezzo litro di acqua naturale, la agitiamo per migliorare la solubilità, la sua solubilizzazione nell'acqua. Tinture madri, perché se io estraggo il cardomariano ad esempio con una tisana, quindi uso solo acqua dalla pianta, non vado a estraggo solo le mucilagini sostanzialmente, mentre quando utilizzo una tintura madre, utilizzo una base di alcol come solvente, vado a estrarre tutto il fito complesso. Questo è interessante. Ora, nel caso del cardomariano, il cardomariano contiene i flavonoidi molto interessanti che hanno un'azione forte antiossidante a livello epatico. Il flavonoide principale è la silimarina. Pensate che inizialmente si pensava alla silimarina come un unico flavonoide, motivo per il quale nessun laboratorio chimico è riuscito a sintetizzarlo nella storia. E poi dopo si è scoperto in realtà che la silimarina è costituita da un rapporto ben preciso di 3 altri flavonoidi. Quali sono? La silicristina, la silidianina e la silibina. Questi in un determinato rapporto compongono e costituiscono la silimarina, che ha una potente azione antiossidante. Questa composizione ha la funzione di migliorare la digestione dell'asse fegato intestino stomaco. Ora, quando noi tendiamo ad accumulare tossine, solitamente abbiamo un quadro di infiammazione a livello della mucosa intestinale che ci porta a una disbiosi. La disbiosi va a generare, tra virgolette, un aumento dell'accumulo di tossine, quindi tra virgolette un aumento dell'ingolfamento del fegato, quindi le tossine si spostano dall'intestino al fegato prima di entrare nel sistema linfatico, e il fegato quindi è chiamato a lavorare al doppio, chiamato a lavorare nella metabolizzazione magari dei farmaci, degli xenobiotici, dei conservanti, degli additivi chimici, un pochino sul problema dello stress, della rabbia, molto anche sui processi digestivi grazie alla produzione di acidi biliari. Insomma, è tutto veramente molto collegato. Allora, noi in questa depurazione con le ciliegie cosa stiamo facendo? Stiamo cercando con l'alimentazione di avere un'azione antinfiammatoria a livello dell'apparato gastrointestinale. Spegnendo l'infiammazione andiamo pian piano a ripristinare la flora batterica intestinale, ma non stiamo utilizzando fermenti lattici in questi 3 giorni. Ci stiamo aiutando con delle tinture madri. Oggi abbiamo provato la SIS Zenzero, che ha un'azione adattogena, ha un'azione anche proteolitica, si è visto migliora la digestione tra stomaco e intestino, oltre ad avere un'azione termogenica la SIS Zenzero, non l'acqua calda e il limone. Detto questo, utilizziamo un complesso di tinture madri, base di cardomariano, carciofo, tarassaco, per migliorare la funzionalità fegato-intestino. Così, se hai l'aria nella pancia, reflussi gastroesofagei, tutto questo tenderà a migliorare. Insomma, miglioriamo, togliamo le tossine, continuiamo così e ci vediamo domani mattina sempre per una bella doccia gastrointestinale, ma sperimenteremo una nuova SIS. Grazie dell'attenzione e buonanotte. Ciao a tutti!